e anche Kevin Vreitas 7 punti. Siamo pronti però per tornare a Bologna e quindi decisamente torniamo a seguire la Clima Mini. Qualche problema tecnico, ce ne scusiamo, è iniziata la partita da 15 secondi e il primo attacco è firmato Clima Mio con lo scivolone di Vujanic che riesce in qualche modo a servire Basile, il tiro da tre non va, il primo rimbalzo è dell'Efes, taglia fuori una delle cose predicate da Repesh alla vigilia della gara, altrettanto predicata, attenzione alla rapidissima transizione di Henry Domerkant. In questo caso non c'era l'accoppiamento difensivo su di lui ed è arrivata la prima tripla della sua partita. Sceglie il post, la fortitudo, poi va da Ruben Douglas che sbaglia nettamente corto il suo tentativo, lotta furiosamente l'Orbe che recupera il rimbalzo e mette due punti di pura voglia. Sì, bravo a reagire comunque. Come si è visto dalla prima azione, la Fortitudo dovrà fare degli attacchi equilibrati per avere un buon bilanciamento contro la transizione avversaria, perché è una squadra che se può spinge molto la palla. La stoppatona adesso per Martin Rancic sulla penetrazione di Solomon, dall'altra parte manca l'accoppiamento difensivo e arriva la prima tripla di Miloš Vujanic, periodo di mani caldissime per il numero 13 bolognese che ci ha messo un amen a prendere il tiro, ancora Solomon in possesso di palla, il passaggio è per Domerkant sul quale lavora Gianluca Basile, aspettiamoci forse qualche sprazzo di zona fronte pari più avanti nella partita. Abi 1 contro 1 non va, il rimbalzo è bolognese, scatta immediata la transizione con Vujanic, altro arresto, tiro da 3, due triple di fila, vorrebbe anche il fallo Miloš Vujanic, che inizietto! E farebbe bene forse anche l'Efes a preoccuparsi della transizione bolognese, che dopo ogni canestro, come anche già con Pesaro domenica, rimane lì per pressare a tutto campo con anche il lungo che può raddoppiare sul portatore di palla. Squadra atletica, squadra veloce, squadra con panchina lunga che può quindi permettersi molti cambi e può stancare, diciamo così, difensivamente i suoi giocatori. Fallo in attacco per Henry Domerkant. Che inizio di Martin Rancic. Che inizio di stagione proprio rispetto all'anno scorso a Milano, o comunque alle sue stagioni milanesi, è più coinvolto anche in difesa, si è visto con questo buon aiuto. Non tira ogni volta che tocca la palla quasi come faceva a Milano, ma è più coinvolto anche in attacco. È un giocatore che è molto migliorato sotto la guida di Repesh. Martin Rancic, che tra l'altro è il miglior realizzatore di una squadra nella quale però i punteggi sono molto ben distribuiti. Ruben Douglas contro Domerkant, uscita e ricezione per Gianluca Basile che punta Abi, l'apertura è per l'Orbeck, ancora Basile, 6 secondi per andare a tiro, Basile chiuso bene in questo caso la difesa, il fade away a parabola molto alta, tocca il ferro, poi la palla finisce a fondo campo, la rimessa è per l'Efes Pilsen tra le lamentele del pubblico bolognese che ha visto in questo contatto un fallo da parte di Willy Solomon che fa partire la transizione per i suoi proprio contro Ruben Douglas, il passaggio per Domerkant, Perkacin si fa vedere, in questo caso usa troppo le mani Martin Rancic, il primo fallo per lui. E i lunghi bolognesi avranno comunque le mani piene questa partita, come si dice, perché l'Efes è una squadra con buonissimi tiratori come abbiamo detto, come i due americani, ma anche una squadra a cui piace dare la palla dentro appena può a Perkacin, che ha buone soluzioni, ma anche agli altri lunghi. Ancora Solomon, giocatore che dicevamo ama tenere la palla nelle mani, Abi usa molto bene il ferro, primi due punti per il numero 10 di coach Mahmoudi, già dall'altra parte Miloš Vujanic va ancora una volta da Ruben Douglas che non mette palla per terra, preferisce far circolare il pallone, uscita ricezione per Vujanic, si aprono gli spazi per lui, pronto il pick and roll, Vujanic cerca di muoversi ma Solomon in questo caso gli rimane molto addosso, ma Vujanic con l'uomo in faccia mette una tripla impressionante. Questo è puro talento, è andato dalla parte dove la difesa voleva che andasse, si è trovato davanti l'uomo e ha messo veramente una tripla di puro e solo talento. Dall'altra parte ricezione per Domerkant, si va da Abi, ecco la ricezione di Perkacin che deve però allontanarsi per riuscire a impossessarsi del pallone, Solomon fa saltare Douglas, poi cerca un extra pass in pieno traffico, nuovo recupero, ultimo secondo, non se ne avvede Willy Solomon, infrazione di 24 secondi, la perplessità di coach Mahmoudi. È buonissima difesa della Fortitudo, i giocatori, le guardie specialmente devono essere pronte a questo, Solomon è un giocatore che se non ha il tiro gli piace andare dentro e poi scaricare la palla con assist spesso saltando, quindi può andare incontro a palle perse se la difesa flotta e si adegua bene.
L'attacco per la Fortitudo con l'Orbeck che va da Douglas. Douglas si alza da tre ed è una clamorosa beneficiata in questo avvio. 4 su 5 dalla linea dei 6.25 per la Clima Mio. Pressing che funziona alla grande. La metà campo viene passata ma con una sospetta infrazione di doppio palleggio da parte di Solomon. Poi viene fischiato un fallo a Basile che fa imbizzarrire letteralmente il pubblico della Paladozza. Il volume della difesa bolognese è elevatissimo. Sì, grandissima condizione atletica dei giocatori bolognesi. Stanno tutti bene, si vede, per questo possono difendere così. Sono con i piedi giusti, ma soprattutto le gambe reattive. Ancora Solomon sul pick and roll, non c'è cambio da parte della difesa. L'Orbeck rimane su Nikolić, il tiro di Nikolić è corto, solo maglie bianche a rimbalzo e può ripartire Gianluca Basile. Inizio folgorante della Clima Mio che torna in attacco con Miloš Vujanić. Tiene vivo il proprio palleggio Vujanić, è pronto a salire Rencic per portare il blocco. Ecco qui la possibilità di scegliere e Vujanić va sulla sinistra, l'arresto, il tiro, questa volta non va, ma ci pensa Martin Rancic, rimbalzo offensivo, altri due per lui. Questa Fortitudo fa paura. Coach Mahmouti costretto a chiamare un time out dopo solo 5 minuti di partita e noi allora ne approfittiamo per andare a Milano. Eccoci qua, allora torniamo in studio anche per seguire comunque quello che sta accadendo anche sugli altri campi. Ad esempio diamo un'occhiata comunque ancora alla gara tra il Procom e il Real Madrid, e qui vediamo le evoluzioni di Luis Bullock, ovviamente, che favorisce il tiro dall'angolo. Andiamo a vedere anche ad Atene la gara tra Panathinaikos comunque e CSKA, sempre molto interessante. Tentativo adesso di andare via per il CSKA, che ha guadagnato un minimo di vantaggio, vedete, poco più di 3 minuti al termine del secondo quarto, 28-22, 8 di Granger, 7 di Dikudis, 5 di Pasciutti. Ne qualche problema di segnale, allora rientriamo ancora in studio. E oggi evidentemente c'è qualche problema atmosferico che condiziona un po' anche i nostri segnali. Nessun problema, se il segnale di Bologna è buono, torniamo a Bologna. E a Bologna è 16-5 per la Clima Mio dopo 5 minuti di gioco. Efes Pilsen, che è una squadra che vive molto sulla propria difesa, non particolarmente sul proprio attacco, ma 5 punti in 5 minuti francamente sono un po' pochini. Sì, merito anche della difesa Fortitudo, della grande intensità e soprattutto del fatto che, come dicevamo prima, sta attaccando bene, per cui a tiri logici ha buona copertura a rimbalzo, soprattutto buona copertura sul contropiede, non lascia facili transizioni se non la prima azione all'Efes. Ancora Efes con Solomon, uscita e ricezione per Nikolić, il tiro dalla distanza di Domerkan non va e sono ancora solo maglie bianche a rimbalzo, rimbalzi catturati più dai piccoli che dai lunghi in questa situazione. La palla per Rancic che litiga un po' col suo palleggio, poi però mette a posto i piedi e ne piazza altri due, applaudito anche da Mattias Smodis. Ancora Solomon in palleggio, non riescono a mettere insieme un'azione degna di questo nome fino a questo momento i turchi. Solomon in uscita, pronto per lui il blocco di Perkacin sul pick and roll, poi Perkacin va a sfondare. Mahmouti imbizzarrito perché ritiene che questo movimento fosse stato effettuato all'interno della famosa mezzaluna disegnata in zona verniciata, così non è secondo gli arbitri e Mahmouti sta rischiando grosso. E grazie a Giancarlo Percioni che ci fa rivedere che in effetti i piedi del difensore erano nettamente fuori. È buonissimo lavoro difensivo di squadra della Fortitudo, bene sul pick and roll con gli aiuti col tempo giusto, e buonissima la rotazione di Basile che si è fatto trovare nella posizione giusta al momento giusto. Ruben Douglas, molto corto il suo tentativo dalla lunga distanza, dall'altra parte Willie Solomon, il pick and roll, i blocchi di Nikolić sono spesso case cantonali, ma c'è un cambio difensivo che porta al recupero per Vujanić, il contropiede dello stesso. Splendido vedere come Rencic, rimasto da questo lato del campo, abbia festeggiato il canestro di Vujanić come se fosse stato un gol. Beh sì, perché è stato comunque anche bravo qui Rencic in difesa, sul cambio si era trovato contro Solomon. Rencic è un buonissimo atleta, per cui può sicuramente tenere almeno un paio di palleggi al suo avversario, l'ha fatto in questo caso
Vujanic dal lato cieco dell'attaccante, ha scelto il momento giusto, gli ha portato via la palla. Di nuovo grande difesa di squadra della Fortitudo. Bagaric in campo per Erazem Lorbek, richiamato in panchina dopo aver commesso il suo secondo fallo, palleggio, arresto e tiro per Domerkant, pallone che non può entrare. Allora Basile dall'altra parte batte proprio Domerkant, si ritrova da solo con delle praterie davanti, e questa sera il canestro è immenso per la Fortitudo. Altra tripla segna, 23-5, una partenza mostruosa per la formazione bolognese che adesso torna in difesa, per il momento difesa individuale dall'inizio della gara, tentativo di rimbalzo offensivo per Nikolic che si ritrova ancora una volta circondato da maglie bianche. Arriva il fischio arbitrale per un fallo nei confronti di Nikolic, però vanno a rimbalzo come se da questo dipendesse la loro vita. Beh, ci dicevano che hanno lavorato molto su questo aspetto, quello del taglia fuori, e direi che ha funzionato. Come sottolineavi tu, sono molto brave le guardie ad andare a rimbalzo. Questo è anche in merito del buonissimo taglia fuori dei lunghi contro i propri uomini, lasciano molto spazio dove possono arrivare le guardie in salto. Primo errore difensivo della Fortitudo in tutta la partita, con Bagaric che ha lasciato la mano sinistra a Perkacin, che praticamente è l'unica cosa che ha. Questa è la prima sbavatura in una difesa dopo 6 minuti e 57 secondi. E da 2 minuti e 42 secondi non segnava l'Efe Spilsen, riesce a smuovere il proprio punteggio grazie al 2-2 dalla lunetta di Goran Nikolic. Sono i primi 2 punti della sua partita. Dall'altra parte la ricezione per Rencic molto lontano dal canestro, ma mette agilmente palla per terra, poi vede il taglio di Bellinelli, la palla gira come in un flipper, il tiro da 3 ancora per Basile, altra tripla segno, 6-9 da 3 per la formazione di Bologna, 9 triple prese, 6 tiri da 2, beneficiato davvero per gli esterni. E ancora la pressione difensiva, mordono ai polpacci regolarmente i loro avversari, e poi arriva il fischio per un fallo subito da Erden Arslan. Sembrava che avesse preso un tram sulla faccia, c'è un po' di actor studio in questa cosa. Sì, però gli arbitri, il loro metro fino adesso perlomeno è fischiare tutte queste cose. Ecco, l'unico neo per ora della Fortitudo sono i falli. Stanno già mandando in lunetta gli avversari, ma questo è anche dovuto alla pressione, così sono dei falli che Repesa può accettare sicuramente. E comunque una Fortitudo che inizia così e soprattutto tira con queste percentuali da 3 punti è veramente difficile da fermare, perché se ha un neo, come ha dimostrato forse Cantù, che è l'unica partita che ha perso fino adesso, e quando non tira bene da 3 punti è una squadra che fa fatica in attacco, se comincia così diventa veramente difficilissimo. 2-2 per Ender Arslan, l'uomo che regalò un dispiacere ai bolognesi nella sfida dello scorso anno all'Abdi Pec di Istanbul, squadra turca che adesso prova la zona. Il primo tiro da 3 di Vujanic contro la zona non va a segno, poi arriva il fischio dell'arbitro che ha visto una spinta di Perkacin nell'andare a rimbalzo, quindi il possesso rimane per la formazione bolognese. Il secondo fallo per Perkacin, rimessa che viene effettuata per Bologna in questo momento da Vujanic nelle mani di Basile. Ancora la zona fronte pari per l'Efes Pilsen, la palla gira per linee esterne e poi finisce nelle mani di Matias Smodic. Altro tiro da 3, altro canestro da 3, chi alza la mano oltre la linea la mette stasera. E quindi la scelta della zona da parte di Mahmoudi lascia forse un po' così perplessa una squadra comunque che in questo momento ha 4 tiratori tremendi da 3 punti. Non so se forse la zona è la scelta migliore. Dubito che possa esserlo, vediamo se verrà tenuto, se torneranno a uomo in questa azione difensiva. Viene tenuta la zona, prende un altro tiro da 3 Matias Modis. Davide, mi sa che questa sera ci prepariamo a vedere un record di triple. Vabbè, se vanno avanti così fanno anche molto bene a continuare a tirare. Comunque c'è solo una parola, impressionante Fortitudo. Veramente impressionante, ci aveva già impressionato il campionato domenica contro la Scavolini, ma quella che stiamo vedendo stasera è una vera e propria macchina da punti, ed è una squadra che, attenzione, non solo attacca ma difende anche in modo clamoroso, anzi proprio sulla propria difesa costruisce questo attacco mortifero. Sì, soprattutto detta il ritmo alla partita con la propria difesa, allungandola così fa sì che ci siano molte azioni in velocità, cosa che lei va molto bene. E annichi
avvilisce letteralmente l'avversario. Adesso c'è un incidente, uno scontro fortuito per Mattias Zmodis con Arslan, che lo colpisce evidentemente nell'occhio. Dolore per Zmodis, può intervenire il massaggiatore della formazione bolognese. Arslan, che è andato immediatamente a scusarsi, ovviamente non c'era alcuna intenzionalità nel tocco del numero 4 della formazione turca, si rialza. Ecco, qui abbiamo proprio rivisto che ha colpito Zmodis all'occhio, andava alla ricerca del pallone, ha trovato soltanto il volto del suo avversario. Nulla di serio a quanto pare per Mattias Modis, che comunque si avvia insieme ad Abele Ferrarini verso la sua panchina. Entra in campo Stefano Mancinelli. Dicevamo in precedenza, Davide, comunque Bologna ha una panchina talmente lunga che può permettersi qualsiasi tipo di cosa. Sì, soprattutto di mantenere il ritmo alto, un'ottima scelta. Poi soprattutto, oltre ad avere tanti giocatori, c'è l'atteggiamento giusto. Io ho seguito da bordo campo la partita domenica con la Scavolini, sono stati tanti cambi, ma nessuno dei giocatori è uscito con la faccia lunga, anzi incitava il compagno. E serve, perché poi vediamo Bagaric che entra dalla panchina, Bimane da una parte, stoppata dall'altra, il contropiede rapidissimo per Bologna. Con che cosa si può chiudere se non con un triplone firmato Gianluca Basile? Anche per Basile, 3 su 4 da 3, 9 punti per lui. Incredibile, davvero mi sto finendo gli aggettivi per definire quello che sta facendo la Fortitudo in questo primo quarto, al cui termine mancano 11 secondi. Gol per l'Efes Pilsen, a segnarlo è Perkacin. Dall'altra parte Vujanic per chiudere il primo quarto, ancora Basile da 3, questa volta non va. E il primo quarto si chiude con il vantaggio clima mio 37, e non stiamo sognando, 37 punti in un quarto, 11 quelli dell'Efes Pilsen. Tra poco il secondo periodo di gioco. La vera regola è la legge del più forte. Che giocata splendida! Terrificante di scena! Andiamo a tagliare di rigore, destro! Novembre su Sky Sport. Set up. Più tre down. Così. Mio, 11 Efes Pilsen, 37 punti in 10 minuti per la formazione bolognese, che ha avuto 11 punti da Miloš Vujanić, 9 da Basile, 6 da Zmodis. Zmodis, che è rimasto in campo un minuto e ha fatto in tempo a mettere due triple a segno, 9 su 14 da 3, fa veramente impressione. Dall'altra parte fa impressione come abbia funzionato la difesa bolognese, che ha costretto l'Efes Pilsen non solo a 1 su 3 da 3, ma 2 su 9, equivalente al 22% da 2. Efes Pilsen che sta facendo molta, molta fatica a raccapezzarsi. Io vedo 5 giocatori in maglia blu che girano con un punto di domanda sulla testa. Sì, soprattutto secondo me stanno contando gli avversari, dicono quanti sono, 10 invece che 5, sono dappertutto. Comunque sta funzionando tutto benissimo, l'attacco con percentuali pazzesche, la difesa sta difendendo molto bene, le percentuali molto basse dell'Efes sono figlie proprio di questa difesa, fanno far fatica su ogni taglio, su ogni tiro, contestano tutto, le rotazioni funzionano bene. Ed è Pino per Solomon, che non è in campo, è in campo invece Ermal Cuccio per coach Mahmouti. Adesso si cerca di andare da Bagaric, c'è l'intercetto, il contropiede, la giocata per Goran Nikolic, che mette la schiacciatissima, ma è ben poca cosa.
Sì, comunque questo fa capire che il buonissimo lavoro che ha fatto la Fortitudo nel primo quarto, perché a questa squadra appena lasci un minimo di libertà ti segna una tripla come sulla prima azione o un contropiede così. L'attacco bolognese per linee esterne guidato da Bellinelli, poi Mancinelli mette palla per terra, vuole il capolinea, cerca poi lo scarico per Bagaric, c'è molto traffico ma l'ultimo a toccare è dell'Efes, 3 secondi a disposizione di Bologna per chiudere l'azione offensiva e Repescia decide di chiamare un time out, evidentemente non ha gradito il modo in cui i suoi hanno iniziato questo secondo quarto, ne approfittiamo per fare una passeggiata a Milano. Eccoci qua, dunque torniamo in studio per alcuni aggiornamenti dagli altri campi, sempre da seguire con molta attenzione la gara tra il Panathinaikos e il CSKA, 17-19 il primo quarto e 35-36 la fine del primo tempo. Qui vediamo le immagini, adesso le possiamo vedere, di Tau Unicaja, il derby spagnolo, è finito il primo quarto, anche qui 19-15, la prima impressione, coach, si segna pochino, questa, non a Bologna dove c'è una non a Bologna ovviamente una grandinata terribile, eccetera. Per gli altri campi veramente le difese regnano, anche un po' di nervosismo, quindi finora degli attacchi che fanno decisamente molta molta fatica. Per Bologna è davvero un'altra storia, torniamo a Bologna. Ed evidentemente siamo particolarmente fortunati nel vedere quanto poco si segni negli altri campi d'Europa, siamo fortunati ad assistere a quello che sta succedendo a Bologna, dove invece la Clima Mio fa molta fatica a sbagliare un tiro. 3 secondi, dicevamo, per chiudere questa azione d'attacco a disposizione dei bolognesi. La rimessa per Douglas, arriva sulla rimessa il miglior tiro che possa essere preso in 3 secondi. Poi mi sbaglierò, ma sicuramente disegnata nel time out questa rimessa. Bellinelli che ha finto di uscire, si è cascata la difesa, è andato a fare un ennesimo blocco per Douglas. Infrazione di metà campo, palla che torna a Bologna e noi andiamo da Claudio Angiolini. Sì, intanto le condizioni di Smodic, ha preso proprio un dito nell'occhio, adesso non so se l'avete visto, all'occhio fasciato e sembra abbastanza dolorante. Poi lo schema sulla rimessa era esattamente poi quello che si è verificato, cioè schema per Douglas che prendeva la palla e tirava. In effetti Matias Modis è passato davanti alla nostra postazione e al di sotto della benda che gli copriva l'occhio si vedeva anche un esteso rossore intorno all'occhio, evidentemente anche una leggera ferita, magari con un'unghia, può esserci stato un graffio da parte di Arslan. Ancora la difesa a zona, insiste con la zona coach Mahmoudi e se non la battono con il tiro da tre occupano nel migliore dei modi gli spazi. A vedere la Fortitudo sembra di vedere una squadra di atleti e scienziati della lettura del basket. Sì, molto bravi, si cercano, adesso stanno cercando di coinvolgere giustamente Bagaric, perché comunque la difesa prima o poi dovrà per forza stare più attenta sugli esterni, quindi saranno più spazi dentro. Però una squadra, ripeto, la bella sensazione che trasmette questa squadra è la voglia di passarsi la palla, di aiutarsi, di essere uno vicino all'altro. E la voglia di andare fino all'ultimo su ogni singolo pallone di Dalibor Bagaric è davvero splendida ed è anche contagiosa, perché tutti si tuffano sul pallone. Siamo sul 42-13, magari in altre situazioni qualcuno va un po' più morbido al rimbalzo, invece Bagaric va come davvero dipendesse qualunque cosa da lui. Adesso sul cambio difensivo c'è l'intercetto per Domerkan, va fino a capolinea, c'è il suo errore, ma Yilmaz arriva a rimorchio e mette 2 punti a rimbalzo offensivo. Se ne sta andando il 3° minuto del secondo periodo di gioco e la Clima Mio è a quota 42. Sarei curioso di vedere se il ritmo dovesse rimanere questo per tutta la partita, quale sarà il punteggio finale. È inimmaginabile poterlo pensare. Ruben Douglas da 3, in and out, sfortunato in questo caso, parte rapidamente Arslan, cercano comunque di tenere il loro ritmo i giocatori dell'Efes Pilsen, anche se Davide in una condizione del genere non deve essere facile. No, non è facilissimo, è molto frustrante, non ti riesce niente, soprattutto vedi i tuoi avversari che sono sempre un secondo avanti su tutto, fanno tutto con una grandissima facilità, questo sicuramente non ti aiuta a reagire nel migliore dei modi. Tra l'altro, ripeto, continuiamo a fare complimenti, ma non può essere così a questa Fortitudo, anche adesso buonissima rotazione difensiva su questa transizione, chiaramente Bagaric è un po' in difficoltà contro Cuccio, è più lento, però i piccoli corrono prima, occupano l'area, aiutano il proprio lungo, poi escono a occuparsi dei propri avversari. Adesso c'è il pick and roll per Solomon, la
l'aiuto è proprio di Bagaric, rapido lo scarico per il tiro di Yilmaz che però non va, il rimbalzo è ancora bolognese, 16-8 il conto dei rimbalzi per la squadra di Repescia. E poi si cercano, si trovano, anche se poi il tentativo di reversa di Mancinelli non va a buon fine. L'attacco adesso uno contro uno proprio su Mancinelli da parte di Kaya Pecker. Non avrebbe dovuto giocare, ci diceva Claudio Angiolini, le sue condizioni non sono ideali, ma a questo punto coach Mahmouti gioca veramente tutte le proprie carte per cercare in qualche modo di restituire una partita alla sua squadra. Sì, di fermare l'emorragia, sicuramente un giocatore esperto perché era utile, è molto importante per questa squadra. Ci diceva appunto l'allenatore prima che non avrebbe voluto schierarlo, ma direi che qui rispetto a quello che voleva fare, quello che deve fare, ce ne passa un po'. Eh sì, la Sit classico non giocherà se non in caso di emergenza, più emergenza di così non so se possa essercene una su un campo di pallacanestro. 15 punti segnati in 13 minuti e mezzo per un Efes Pilsen che davvero non vede per il momento la luce in fondo al tunnel. Uscita di Yilmaz, linee esterne per questo nuovo attacco di Arslan, poi la palla finisce nelle mani di Cuccio, lo scarico dopo che si era mosso molto bene Pecker sulla linea di fondo, e a questo punto arriva il secondo errore difensivo di tutta la partita bolognese, aiuto e ritardo e fallo. Sì, comunque è stato molto bravo Pecker quando viene sottolineato con questo suo movimento sulla linea di fondo, perché chiaramente Bagaric, l'uomo che lo marcava, era attirato dalla palla perché comunque c'era una penetrazione, lui gli ha girato dietro la schiena. Chiaramente il giocatore croato non poteva più trovarlo. Buonissimo taglio, una cosa che un lungo spesso deve fare, anche se a volte rimane fermo al suo posto. Se invece riesce a fare un movimento col giusto tempismo dietro la schiena del suo marcatore, apre spazio al suo compagno e soprattutto una linea di passaggio facile. Ancora un tiro libero a disposizione di Kaya Pecker, giustamente diceva Davide Pessina, giocatore esperto, uno di quelli che da sempre vestono la maglia dell'Efes Pilsen, uno di quelli che sono rimasti a far da chioccia ai numerosi nuovi venuti che si sono susseguiti nel corso delle stagioni. Arriva a quota 16 adesso l'Efes, si vuole e si trova il ricciolo di Ruben Douglas, lo scarico per Mancinelli, un orologio svizzero, anche i tempi di qualsiasi taglio, di qualsiasi movimento sono perfetti. Pozzecco, clamorosa lettura difensiva, altro recupero per Bologna, Douglas è già di là a subire il fallo di Cuccio, anche le parole di un telecronista non riescono a seguire il ritmo della clima mio. Sì, sono in condizioni sbaglianti, chiaramente non credo che riusciranno a tenere tutta la stagione dei ritmi del genere, perché sennò potremmo già dire che è finito tutto, no? Lascia a parte gli scherzi, è una squadra che veramente sprizza salute e soprattutto sprizza intensità. È nella posizione giusta sia in difesa che in attacco, e questo aiuta molto in tutti e due gli aspetti del gioco. E dunque time out ancora una volta per coach Mahmouti, che comunque qualcosa deve cercare di fare perché non può ovviamente tenere la sua squadra 25 minuti e 47 secondi in gita a Bologna. Ogni tripla che prendono, ogni palla che perdono, ogni errore che commettono è qualcosa che segna questa squadra. Siamo soltanto alla seconda giornata di Eurolega, il problema non è prendere un'imbarcata dal punto di vista dei punti, il problema è tornarsene a casa pensando siamo dei brocchi. Sì, anche perché comunque è un girone dove l'Efes non dovrebbe avere grossi problemi per strappare uno dei posti per le top 16, però chiaramente vieni qui a cercare di giocartela alla pari, perché comunque l'Efes è una squadra buona e invece vieni rullato come è successo fino adesso, non è sicuramente una cosa incoraggiante. Ripeto, però sono le sensazioni che dà questa fortitudo, sono belle sensazioni di gente coinvolta e soprattutto anche in attacco li vedi uscire dai blocchi, dalle varie cose, sempre nella posizione giusta, pronti ad attaccare. Non è una squadra timorosa, ma una squadra che aggredisce sia in difesa che in attacco, e questo fa tutta la differenza. Si è visto prima, Douglas è uscito dal blocco, ha sentito col corpo che il suo uomo lo seguiva, ha fatto un ricciolo però per aggredire. Questo fa sì che la difesa debba per forza reagire e poi hai uno scarico facile. Questo fa tutta la differenza, l'aggressività che si mette, la fortitudo ne sta mettendo fin troppo. Infatti aggrediscono qualunque cosa gli capiti a tiro, noi invece andiamo a sentire che cosa ha da raccontarci Claudio Angiolini. E Repescia proprio di aggressività ha parlato nel time out, è fantastico come riesce sempre a tenere la tensione in senso positivo alta dei giocatori, ha detto ragazzi l'intensità deve migliorare, l'intensità difensiva deve migliorare e non diminuire.
E questo è un intervento interessantissimo, perché in effetti noi stiamo vedendo la partita dalla parte di Mahmouti, anche perché lo vediamo qui a pochi metri dalla nostra postazione con una faccia decisamente molto più che perplessa. Però è ancora più difficile tenere alta l'intensità di una squadra che piazza sul goppone dell'Efes 45 punti in 15 minuti come se fosse niente. Sì, beh, chiaramente l'unica cosa che può fare appunto l'Efes è cercare dei dettagli su cui dire ai propri giocatori di lavorare meglio, comunque cercare di stancarli con le parole, dire non mollate, non sembra questo il caso. E comunque un Repes è veramente anche lui in gran forma, non sta fermo un secondo, salta, difende con i suoi giocatori, si capisce veramente, come ha detto lui in un'intervista, che è la squadra più divertente che abbia mai allenato. Si vede che si diverte, si vede che è veramente molto molto coinvolto. Infatti si vede che si diverte Yashmin Repes, si ha la sensazione che si divertano anche i giocatori sul campo, e questa è un'altra cosa che può spronarti a fare un tuffo in più, a sbucciarti un ginocchio o un gomito per recuperare un pallone. Lo fai perché ti diverti, lo fai perché stai volentieri sul campo con i tuoi compagni. Il tiro di Solomon va a segno ed è veramente ogni volta un sospirone quando l'Efes riesce a mettere un canestro, 2 su 6 da 3 per la formazione turca, primi 3 punti di Willy Solomon, ricordiamo uno dei due migliori marcatori della formazione turca in Eurolega. Non sbaglia Mancinelli e ce n'è per 3, il tutto davanti agli occhi di McCaskill, che dovrebbe arricchire ulteriormente questo roster. Beh, certo, sicuramente è un giocatore comunque può essere utile, però anche questa azione, voglio dire, molto semplice, però fatta bene, con le spaziature giuste, il passaggio di Pozzecco per Mancinelli con i tempi giusti, per cui grande spazio per la penetrazione, poi bravo ovviamente Mancio a fare canestro e subire fallo, però non è una cosa casuale, frutto di un lavoro comunque in collaborazione con i compagni. Ed ogni giocatore dell'Efes Pilsen comunque si trova sempre accanto un avversario, ovunque si giri, ovunque si volti, vede una maglia bianca. La pressione, anche soltanto di disturbo sul palleggiatore, esiste sempre. Questo ti toglie anche tranquillità, ti toglie il respiro. Beh, ti toglie tranquillità, ti toglie visuale, ti toglie tempismo, il discorso ribaltato di prima. L'Efes ha tempi sbagliati perché comunque c'è una buonissima difesa. La pressione sul passatore vuol dire che all'uomo che esce al blocco la palla arriva non quando è libero con i piedi per terra per tirare, ma quando è già arrivato il difensore. Questo sono altri piccoli dettagli che fanno tutta la differenza. Ermalcuccio in lunetta, questi sono i primi tiri liberi della sua stagione europea, visto che contro le Studiantes non ne aveva tirati. Cuccio o Kurtoglu, se preferite il nome che gli hanno assegnato in Turchia. Pozzecco contro la pressione di Arslan, va via tranquillamente, poi manda via Mancinelli, vuole lavorare con il pallone, ultimi 9 secondi dell'azione. Douglas esce dal blocco, non si intende con Rencic, errore in questo caso bolognese, forse Pozzecco ha palleggiato troppo a lungo prima di iniziare l'azione. Il tiro di Solomon questa volta non va, Mancinelli va in cielo a recuperare il rimbalzo, poi sceglie Pozzecco che dal palleggio vorrebbe un passaggio che non esiste. Solomon in contropiede sbaglia clamorosamente, poi arriva il tocco a rimbalzo offensivo per Cenk Akyol, primi 2 punti anche per lui. Si è imbufalito Repes con Pozzecco per quel suo tentativo di passaggio che avrebbe fatto cadere il Paladozza se fosse andato a segno, ma ha forse dato l'idea di una morbidezza mentale da parte di Pozzecco. Solomon con il più classico dei cherry pick. Infatti coach Repes chiama il time out proprio per risvegliare l'intensità nei suoi, e noi allora torniamo a Milano. Eccoci dunque a Milano, interessanti gli aggiornamenti sempre dagli altri campi, in particolare la gara di vittoria che stiamo seguendo. Qui vediamo Maciauskas che mette il suo tiro da 3 dall'angolo, c'è un chiaro adesso parziale in favore del Taut che aveva preso vantaggio anche fino a 34-18, prova a replicare l'Unicaja che però è rimasta davvero a guardare per circa 3 minuti. Vi confermo il primo tempo tra Panathinaikos e Zesca con il vantaggio della squadra di Mosca di un punto. Per quanto riguarda Sibona Olimpia, cosa una partita abbastanza a contatto tra le due squadre, finale invece la vittoria del Real sul campo dei polacchi del Procom, il punteggio è 69-61, 17 di Herreros, 14 di Fozis e 15 di Bullock, dall'altra parte 25 di Jagodnik.
torniamo a Bologna. Stanno rientrando in campo i giocatori di coach Repescia. Penso che si siano presi una bella reprimenda, perché dopo la partenza bruciante si sono minimamente fermati, e come non comprenderli sotto un certo punto di vista. Andiamo da Claudio Angiolini. Sì, Repescia si è molto arrabbiato soprattutto sulla difesa, proprio perché è calata l'intensità, e poi anche in attacco ha detto: se facciamo contropiede, ok, se no dobbiamo imparare a giocare la palla. E palla persa ancora una volta, Martin Rancic la perde ed è la settima di squadra per la formazione di Repescia, che è inchiodata a quota 48 punti ormai da tempo immemore. Solo 11 punti segnati nel secondo quarto dopo la beneficiata di 37 dei primi 10 minuti. Sul raddoppio arriva anche il fallo nei confronti di Bellinelli, pronto a rientrare in campo. Dalibor Bagaric alza il proprio quintetto, coach Repescia richiama un Martin Rancic che ha commesso un paio di errori di troppo. Sì, adesso è nettamente aumentata l'aggressività difensiva dei turchi, soprattutto sulle linee di passaggio. Questo che ha dato qualche problema all'attacco della Fortitudo, che soprattutto, cosa che non era successa nel primo quarto, ha lasciato tre contropiede consecutivi facili, due segnati, uno addirittura il rimbalzo poi preso da un turco segnato, cosa che non può piacere a un allenatore. Linea di fondo un po' complicata, il recupero difensivo per Cuccio, già dall'altra parte Solomon che chiude inopinatamente il palleggio, e il recupero difensivo di Lorbeck porta ad un intercetto che lascia 18 secondi a disposizione dell'Efes. Ancora cambio, una vera e propria girandola di cambi per Repescia, che richiama Bellinelli, rimette in campo Gianluca Basile. 2 minuti e 18 secondi per chiudere il secondo periodo di gioco. Basile che lavora difensivamente su Akiol, e arriva il passaggio per l'apertura, il tiro da tre di Akiol non va e Vujanic può recuperare il rimbalzo. Già dall'altra parte il tiro da tre per Douglas, vanno tutti corti i tiri di Douglas, forse un po' di stanchezza per lui in questa serata. Fallo ancora una volta a metà campo per fermare il contropiede dell'Efes Pilsen. Curioso il fatto che una squadra avanti anche di 25 punti abbia 6 falli, mentre quella che era sotto di 25 punti non abbia speso il bonus. Beh sì, tutta la partita così, comunque dovuta anche alla grande aggressività dei giocatori della Fortitudo, che mettono pressione su ogni passaggio, su ogni palleggio, su ogni taglio, per cui spesso si può incorrere in una penalità, però sono i falli che a un allenatore non dispiacciono, perché sono falli di aggressività. Arslan in lunetta, 69,3% ai liberi nella passata stagione, 3 su 5 in questo avvio di Eurolega per lui, prima gita in lunetta della serata qui al Paladozza. Sbaglia anche il secondo, la rimessa è bolognese, va ad occuparsene Miloš Vujanić, ovviamente difesa che si allunga per l'Efes Pilsen, la cui pressione è necessaria per cercare di togliere comunque tempo e fiato ai bolognesi. Vujanić lavora in palleggio contro Solomon, poi costretto a chiudere il palleggio sceglie di andare da Basile, il ribaltamento per Lorbeck, palla per terra di Lorbeck che riesce a proteggere molto bene il proprio palleggio e subisce il fallo di Kaya Peker. Adesso attacco un pochino fermo della Fortitudo, si stanno a guardare, probabilmente la tensione si è tarata sul primo quarto, nel senso che dopo un passaggio c'era un tiro aperto e spesso segnato, quindi se lo aspettano ancora. Non è così, c'è da lavorare anche a metà campo con un po' più di calma, un po' soprattutto di aggressività che è un po' calata come normale, però questo fa sì comunque la difesa sia sempre davanti a te. Kaya Peker esce zoppicando in modo vistoso, torna Goran Nikolic per l'Efes che è ancora in difesa ed è difesa individuale. Bellinelli contro Arslan lo sfida dal punto di vista fisico, è un bel 15 centimetri più alto di lui, fallo del numero 4. Bravo attaccarlo, bravo andare comunque a prendersi questo adesso tiro in mezzo all'area, giustamente come dicevi tu, perché è più alto e fisicamente più forte, quindi è giusto portare più vicino il proprio marcatore e saltargli sulla testa. Bellinelli fino a questo momento 2 tiri tentati, 0 tiri realizzati a segno, con il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Giocatore giovanissimo, una promessa del basket, una delle tante promesse del basket italiano insieme a Mancinelli. Corre Arslan, arriva ancora una clamorosa
palla stoppata per l'Orbeck che poi tocca la linea di fondo, ma era andata una stoppata con recupero veramente di rara bellezza e di raro tempismo. Guardate qui che cosa fosse riuscito a fare Erazem l'Orbeck. La rimessa viene comunque assegnata all'Efes Pilsen, 1 minuto 19 per andare all'intervallo. Bellinelli su Arslan, poi c'è un incidente in mezzo all'area e attenzione perché no, nulla di grave, Bagaric si rialza, si era leggermente stortato la caviglia ma poi si mette a correre, evidentemente soltanto una qualcosa di molto doloroso ma senza conseguenze. La ricezione per Basile, uscita e ricezione a sua volta per Vujanic che punta Solomon, palleggio in mezzo alle gambe, movimento di aggressività eccessivo in questo caso per Vujanic, buon movimento difensivo per Solomon che ne subisce lo sfondamento. Sì, bravo Solomon a scivolare, è stato bravo a mettere poi il petto contro la spalla di Vujanic. E l'attacco Fortitudo aveva proprio scelto questa soluzione del 1 contro 1 di Vujanic perché tutti i suoi compagni erano andati dall'altra parte per lasciargli un quarto di campo libero per attaccare. Due falli di Vujanic che dopo gli 11 punti segnati in un amen non è più andato a referto dal punto di vista realizzativo, rientra Ruben Douglas, si prende cura di Willy Solomon, non si intende poi con l'Orbeck sul pick and roll, non ci sono danni però per la difesa bolognese. Bellinelli riesce in qualche modo a domare il pallone, si scaraventa in vernice, non riesce lo scarico ma semplicemente perché su di lui è arrivato il fallo terminale di Goran Nikolić. Sì, un fallo che dimostra un'altra volta Bellinelli di non avere paura dei contatti fisici, si è buttato dentro forte, ha attaccato il canestro. È comunque anche una scelta buona perché comunque avesse sbagliato anche il tiro, c'erano suoi due compagni pronti al rimbalzo offensivo, di questo sicuramente lui si era accorto. Marco Bellinelli, 22 minuti di campo per lui nella vittoria ottenuta ad Atene contro l'Olympiakos, due soli punti, non era andato in lunetta in quella occasione, seconda gita invece in questo momento, due punti, 2 su 4 per Bellinelli e ovviamente ancora minima pressione difensiva per la formazione bolognese. La finta di tiro per Cuccio, poi l'azione segue con Arslan, il suo pick and roll, cerca una magata un po' giordaniana, è giordaniano il salto di Solomon che sbaglia la tripla, altro giro, questa volta la tripla va a segno. Il tiro è da 2, aveva i piedi sulla linea, chiedo scusa, 31esimo punto per l'Efes Pilsen, 19 di vantaggio per Bologna, ultimi 9 secondi del primo tempo. Vujanic in palleggio, l'arresto, il tiro da 3 e mette il sigillo su un primo tempo indimenticabile, Miloš Vujanic, 14 punti, 4 su 6 da 3, 1 su 1 da 2, 12 di valutazione, un primo tempo che definire clamoroso è solo eufemistico. Noi andiamo adesso da Claudia Angiolini e dal suo ospite per il commento di questo incredibile primo tempo. Sì, incredibile primo tempo. Una partita nella quale la Fortitudo ha messo in campo 9 giocatori e 9 giocatori sono andati a referto. Una partita nella quale la Fortitudo ha catturato 10 rimbalzi in più rispetto a un avversario che era temibile dal punto di vista dei rimbalzi. Se ne era parlato in settimana. Lo staff tecnico bolognese aveva molto lavorato in questo senso, una squadra che ha 62 a 25 di valutazione dopo 20 minuti di partita. Beh, le cifre sì sono abbastanza chiare, non danno molto scampo all'Efes Pilsen, bastano altri due dati, ha tirato più da 3 che da 2 la Fortitudo anche con percentuale migliore, per cui anche questo sicuramente ha fatto sì che la difesa dell'Efes sia saltata dopo un attimo. Comunque è come la partita di domenica, una scavolina, una Fortitudo è entrata subito molto intensa, molto decisa e ha messo la partita sui binari che più prediligo. E tra parentesi, altra buona notizia per coach Repescia, il fatto di aver avuto un Dalibor Bagaric estremamente incisivo, giocatore forse tra quelli che maggiormente soffrono il fatto di far parte di una squadra con un roster così lungo. Di solito ha un numero di minuti abbastanza limitato, stasera l'ha messo a frutto nel migliore dei modi. Il primo errore di Erazem l'Orbeck alla ripresa del gioco, il primo attacco per la squadra turca con Arslan che va da Willy Solomon, Solomon che rimane in campo così come ci rimane Domerkan ma con un'incisività decisamente inferiore rispetto al solito. Arslan al capolinea ne mette 2, Claudia Angiolini per noi.
Sì, la notizia meno buona è che Smodic è andato al pronto soccorso perché dall'occhio sinistro vedeva bianco, per cui nonostante la fasciatura è dovuto andare al pronto soccorso. E speriamo che non sia nulla di serio per Matthias Smodic. Abbiamo visto l'incidente che gli è occorso in modo del tutto fortuito, il pick and roll per Vujanic che poi prende un altro tiro sporcando le sue percentuali peraltro stellari. 4 su 6 da 3 per Vujanic. Arslan ancora una volta si butta dentro, lo scarico per il tiro comodo di Domarkan che però non vede neanche l'ombra del ferro. Poi la palla rimane comunque nelle mani dell'Efes Pilsen. Sorride lo stesso Domarkan perché non credo abbiamo preso un tiro così comodo nella serata, l'ha sbagliato di mezzo metro. Sì, è partito un po' lungo e questo sicuramente sorride anche perché non è bello fare un tiro del genere. Comunque Fortitudo che sta cercando di controllare questa partita, deve rialzare un po' i ritmi, quello che sta cercando di fare in questo momento. Lo prova a farlo con Basile Vujanic che però poi ricomincia a palleggiare, pronto il blocco per lui. Vujanic apre per Basile, il tiro da tre non va, rimbalzissimo ancora una volta catturato da Rančić, tutti toccano. L'ultimo poi a toccare è un giocatore della Fortitudo, si abbassano, ma è normale che sia così, le percentuali fortitudine, ma quello che sicuramente preoccupa Repescia è il fatto che la palla non circoli più con continuità come in precedenza. Sì, questo è un po' quello che invece avevamo fatto bene nel primo tempo, con appunto penetrazioni immediate, scelte veloci e ribaltamento di lato. Adesso c'è spesso la palla ferma, questo chiaramente aiuta la difesa a schierarsi. E adesso la difesa commette il fallo con Martin Rančić, rapidissimo il movimento sulla linea di fondo da parte di Nikola Prkačin, in ritardo il difensore che ha commesso quindi il suo primo fallo. Ancora Solomon contro Douglas, lo fa saltare, poi cerca un passaggio verticale inesistente, Douglas in contropiede va a depositare due punti. Mahmoudi si arrabbia con il suoi, ma poco potevano fare in effetti su questo contropiede, avrebbe dovuto arrabbiarsi con chi ha tentato un passaggio totalmente impossibile. Ancora Solomon in pick and roll, l'apertura per Domarkant che si va a chiudere in un ginepraio, potrebbe riaprire per Arslan. 7 secondi, Arslan da 3, devo dire che Ender Arslan fino a questo momento è in assoluto e non solo perché è il miglior realizzatore, il più incisivo dei suoi. Sì, più reattivo, più lucido, ha spesso la scelta giusta come prima quando ha penetrato perché c'era stato un cambio ed era marcato da uno più alto di lui. Adesso di nuovo una buona scelta, è sicuramente il più lucido e il più presente in questa partita. Adesso si perdono per un attimo il pallone i giocatori, nessuno si era reso conto che si fosse impennato, poi è ricaduto nelle mani di Ruben Douglas. Ecco qui che andiamo a rivedere, tutti si guardavano intorno chiedendosi dove diavolo fosse finito questo pallone. Fallo su Douglas, due liberi per lui, una scena abbastanza buffa quella a cui abbiamo appena assistito. A segno con il primo dei due tiri liberi Ruben Douglas, arriva anche lui in doppia cifra nella sua serata, 2 su 6 da 3 per lui, 3 su 9 totale dal campo, 3 su 4 dalla lunetta dopo questi due liberi messi a segno. Difesa che rimane allungata ma con molta meno aggressività rispetto a quella vista nel primo tempo da parte della Clima Mio. Ovviamente anche non si può esagerare nello stancarsi da un punto di vista fisico se non è strettamente necessario. Gli ultimi 8 secondi d'azione, ancora Arslan che si fa trovare per il tiro da 3, non va, poi a rimbalzo è Basile a impossessarsi del pallone, l'apertura rapida per Vujanic che vede lo spazio, va da Rančić, arriva il fallo difensivo per Prkačin che nega la bimane a Rančić. Buon fallo in questo caso speso da Prkačin che non voleva l'ennesima schiacciata sulla testa. Sì, buon fallo, per vedere nel replay neanche particolarmente cattivo, per cui ha provato ad andare sulla palla con poche speranze, però insomma piuttosto che lasciare un canestro facile si fa questo. E buona scelta di Vujanic che ha visto uscire Nikolić su di lui, per cui c'era un grosso spazio per la penetrazione, scarico verso il rimorchio di Rančić con i tempi giusti e buonissimo contropiede bolognese.
Quinto punto, sesto punto adesso con 5 rimbalzi per Martik Rančić nella partita. Ricomincia a lavorare Arslan, ovviamente fanno toccare la palla regolarmente ai loro due americani, i giocatori dell'Efes Pilsen. Gran difesa, ancora una volta sale il volume difensivo per Miloš Vujanić che costringe Arslan all'errore e poi imposta l'azione d'attacco per i suoi. 6 e mezzo scarsi per la chiusura del terzo periodo di gioco. Ritroviamo la zona per... no, è una uomo, chiedo scusa, avevo sbagliato la lettura difensiva. Ancora l'attacco di Vujanić, questa volta letto da Arslan, va come un treno Domerkant e c'è il canestro, c'è il fallo, ce n'è per 3. Questa è un'ingenuità di Douglas, non si concede praticamente mai, specialmente in una serie di contropiede come questa, canestro e fallo. Se devi fare il fallo cerca di farlo, adesso qui rivediamo, forse non c'era neanche il fallo, però comunque è una situazione dove lo lasci andare, oppure se fai fallo lo fai forte, in modo chiaramente non per un astio sportivo, ma per fare in modo che non segni. 13esima palla persa intanto per Bologna, forse questo l'unico lato negativo fino ad ora per la squadra di Repescia, che può tornare in attacco ancora con Vujanić, la sua apertura per poi ritrovare il possesso. Lorbeck riceve, spalle a canestro, non ha il tempo per riaprire per Vujanić, allora va da Martin Rančić in ribaltamento, poi Douglas riceve, viratona, numero di grandissimo scuola per Ruben Douglas, sembrava un ballerino di tip tap. Bravissimo, perché proprio col tempo giusto ha visto l'aiuto e in quel momento gli si è staccato con questa virata che è stata molto molto, ha portato un tiro comodo. È comodissimo il tiro di Miloš Vujanić quando Bologna decide di difendere, non ce n'è per nessuno, aumenta il volume della radio e immediatamente arrivano tiri facili, arrivano palle recuperate. È impressionante come questa squadra dia la possibilità di poter accelerare in qualunque minuto di qualunque partita. Zona fronte pari adesso per Repescia, il tiro dalla media non va, fortunato in questo caso Perkačin che si ritrova la palla nelle mani ma riesce a sbagliare da mezzo metro. Quando piove capita anche che grandini, e questa sera sta grandinando sul morale dell'Efes Pilsen. Stava facendo un triplo cambio Mahmuti, aveva messo 3 giocatori sul cubo, adesso li sta facendo rientrare tutti e 3 in panchina, ha deciso di rimanere con questi 5. Basile, tiro da 3 con l'uomo in faccia, altra tripla segno, altro time out in campo, altra gita a Milano. Torniamo dunque a Milano per degli aggiornamenti dagli altri campi. Sibona Olympiacos 35 a 43, Tau Unicaja 43 a 38, la conferma quindi che il derby spagnolo è una partita da seguire con attenzione. Stiamo andando verso il finale invece della gara tra Panathinaikos e CSKA e Zisca. Il finale del terzo quarto 51 a 63, adesso si profila dunque un solido vantaggio per la squadra russa. Per quanto riguarda i migliori marcatori, 10 di Lakovic, che comunque è stato strepitoso con alcune penetrazioni, e 13 di Battista e 8 di Šepanović da una parte, per il CSKA 13 di Dikudis, 18 di Granger e 11 di Papaloukas. Vediamo ancora adesso in avanti il Panathinaikos, che cercherà in questo ultimo quarto di arrivare a contatto del CSKA, che sembra comunque avere un vantaggio abbastanza solido, spiegato anche da queste percentuali dal campo. Torniamo a Bologna. E a Bologna stanno rientrando in campo le squadre. Cenk Akyol, schierato da coach Mahmuti, è tornato in campo il giocatore con il numero 41 che aveva fatto una brevissima apparizione, è tornato anche Kaya Peker insieme ad Ermal Cuccio, quindi triplo cambio alla fine è stato effettuato da Mahmuti. L'Efes torna in attacco, difesa individuale per Bologna, fallo di Erazem Lorbeck sul movimento aggressivo di un Kaya Peker che veramente è abbastanza stoico, sembra Enrico Totti, zoppica in modo molto più che evidente. Sì, anche questo, però voglio dire, sotto di 27, forse voglio dire, la scossa, se fosse dovuta venire, sarebbe venuta nel primo tempo da Peker. Adesso probabilmente sarebbe anche giusto lasciarlo a riposare, a guarire per poi le prossime partite, però ovviamente in una situazione del genere probabilmente cerca un'altra scossa evidentemente l'allenatore turco. Però non so quanto sia utile sforzare un giocatore che ha appena subito un intervento, seppur piccolo, un intervento.
Infatti a questo punto non credo che possa rivoltare la partita come un frittatone, anche se va a segno 2 su 2 dalla lunetta. Vujanic, il pick and roll con l'Orbeck, l'apertura per Rencic, il tiro è corto, rimbalzo per Arslan che fa scattare immediata la transizione, ma rientra bene in questo caso la difesa bolognese. E arriva ancora una stoppata per Martic Rencic, non c'è pallone che i bolognesi non ritengono di poter toccare, non c'è azione offensiva che degli avversari che ritengano di non poter disturbare. Questo lo fanno molto bene, sono bravi, è stato bravo Rencic, forse aveva fatto un po' un errore qui, però ha rimediato molto bene, era troppo alto, si è fatto battere proprio sulla prima virata, troppo in fretta, però ha reagito bene e soprattutto ha preso bene il tempo all'attaccante. Ultimi 4 minuti del terzo periodo, Bologna lì inizia con un in and out del tentativo da 3 di Gianluca Basile, cercano comunque di aumentare il ritmo i turchi, ma Basile ci mette la manina, anche se lascia 19 comodi secondi all'attacco dell'Efes. Pilsen continua a macinare chilometri intanto a bordo campo Yasmin Reperşah, ancora Arslan in palleggio, va da Domerkan, Domerkan vede lo spazio, in questo caso ritardato l'aiuto difensivo per l'Orbeck, arriva il fallo. Un'altra cosa che sta facendo molto bene la Fortitudo in questo, diciamo, inizio di stagione, un'altra piccola cosa che non si vede tanto ma è molto importante, in attacco su ogni movimento, uscita dai blocchi, in preparazione, qualsiasi spostamento, anche più lungo che deve andare a fare magari un blocco, un pick and roll, lo fanno velocissimamente, al 100% di intensità. Non sempre i giocatori lo fanno, non in tutte le partite, non in ogni momento. La Fortitudo lo fa praticamente sempre. Questo è una cosa non è una cosa da poco, è un dettaglio che non si nota tanto, però fa sì che la difesa deve correre di dietro, in qualsiasi spostamento la difesa deve lavorare e soprattutto tu esci con, come nell'ultimo caso Basile, che è stato sfortunato con i piedi giusti e si è allenato a farlo così, perché in allenamento tu esci, anche quando fai allenamenti, non so, di tiro, comunque in uscita dal blocco per le guardie, l'allenatore ti obbliga a farlo al 100%, anche in partita a far questo fa sì che comunque stanchi l'avversario e metti aggressività. E abbiamo sentito in effetti in precedenza l'intervista con Gianmarco Pozzecco, che ha invitato la nostra Claudia Angiolini a partecipare ad un allenamento per capire cosa voglia dire la richiesta di intensità di Yasmin Reperşah. Bagaric entrato per l'Orbeck, serve Vujanic, Vujanic in questo caso aveva le spalle non perfettamente a posto, sbaglia il tentativo da tre, Arslan sulle sue piste, Bellinelli entrato per Douglas, movimento di Cuccio che torna dal suo playmaker, si butta dentro Arslan, Cuccio mette nelle mani direttamente di Bellinelli il 3 contro 2 bolognese, Vujanic lo chiude, Bologna ha più birra, Bologna ha più fiato, Bologna ha più tutto. Esatto, sto per dire io, ha semplicemente più tutto questa sera rispetto all'Efes. 2.55 per arrivare alla chiusura del terzo periodo, Arslan non molla, ci prova in continuazione, però non trova il fondo della retina, trova invece il fallo da parte di Cuccio. Dalibor Bagaric che poi scambia un high five con il suo allenatore. Credo che l'apporto di Dalibor Bagaric a questa partita vada molto al di là dei numeri, dei 4 punti, peraltro numeri interessantissimi perché sono 4 punti con 3 rimbalzi in pochi minuti di partita, però un apporto superiore alle cifre. Sì, poi soprattutto forse la prima partita in cui gioca tanto, deve cominciare a conoscere i suoi compagni, a conoscere lui, compagni a conoscere lui perché è arrivato tardi, si è infortunato. E questo sicuramente non ha aiutato la comprensione reciproca. Poi è una squadra di grande, lui è un buonissimo atleta per essere così alto, però rispetto ai suoi compagni chiaramente è un po' più lento, un po' più macchinoso. Questo vuol dire comunque conoscersi, per lui e i compagni è molto importante, perché comunque devono trovare il timing giusto, il giusto equilibrio fra appunto i suoi compagni e lui. Eh sì, anche perché in effetti è un discreto enormone, quindi è normale che sia un po' più lento dei suoi compagni, fa sembrare molto piccolo Martin Rancic. Ancora un libero a disposizione di Bellinelli, che ha un po' litigato con i ferri del Paladozza questa sera, 3 su 6 ai liberi per lui, 9 su 13, 69% per Bologna, che ancora un po' tira meglio da 3 che dalla lunetta in questa clamorosa partita. Ennesimo intervento difensivo che funziona, vuole la palla Basile, il no look per Bellinelli, firmato Miloš Vujanić.
Vlahovic, che pallacanestro! E soprattutto le cose migliori, come sempre succedono, succedono dopo una buona difesa. Sei più tranquillo dall'altra parte, ti puoi permettere anche un gol pesso come questo, specialmente a più 25. Però se tu hai fatto il tuo dovere, forte in difesa, dall'altra parte ti permette di fare qualcosa magari un po' di più e che sicuramente ti viene. Clamorosa giocata di Vujanic, che poi ha tirato fuori anche l'occhiata delle peggiori serate. Guardate qui come si è riuscita a mettere il pallone in mano a Bellinelli. Poi, per carità, aveva già visto dove era il suo compagno, aveva l'angolo, aveva lo spazio, aveva tutto quello che volete, però ci ha incantati. Come tutta la sua squadra fino adesso. Bisogna essere obiettivi, veramente bellissima fortitudo dall'inizio della partita fino adesso, pur con qualche calo, però è una squadra che veramente si vede che ama quello che fa, sono tutti a remare dalla stessa parte, c'è grande entusiasmo e questo proprio traspare. La settimana prossima la Fortitudo sarà a Madrid in casa delle Estudiantes. Se qualcuno in casa Estudiantes sta vedendo questa partita stasera, si dà malato la prossima settimana. Sì, anche perché comunque lo studente è andato a fare una discreta partita a Istanbul la settimana scorsa, che ha perso con onore, però non ha destato una grandissima impressione, non è stata una bellissima partita. Se si trova contro una Fortitudo così avrà le sue belle carte da pelare. Basile vorrebbe e riesce alla fine ad andare da Bagaric, sul quale Cuccio lavora un po' troppo con le braccia. Del resto Bagaric sembra essere la custodia di Cuccio, sta facendo una fatica tremenda per tenerne l'approccio fisico. Qui andiamo proprio a rivedere allungamento delle braccia di Cuccio e possibilità di andare in lunetta per Dalibor Bagaric, primi liberi della sua serata e percentuali che dicevamo essere decisamente deficitarie dalla lunetta per la formazione bolognese. 0 su 2 adesso per Bagaric e situazione che quindi non cambia. L'attacco per l'Efes, un minuto e mezzo per chiudere anche il terzo periodo di gioco, continuano a cercare dei tentativi di scarico e tutte le volte Bologna chiude l'angolo di passaggio. Sì, sono molto bravi nelle rotazioni, si aiutano molto, tutti sanno in che posto devono essere e con che tempismo, e questo è una cosa molto, molto bella da vedere. Qui un fallo che io non so se avrei fischiato, ma comunque va bene lo stesso. Dicevo, soprattutto una squadra che ha gli automatismi molto ben oliati in difesa. I giocatori, quando vedono che un compagno in una determinata situazione fa un aiuto, sanno che devono ruotare in quella posizione e 9 volte su 10 ci sono. E questo fa sì che o l'attacco avversario non ha una buona linea di passaggio e perde la palla, o comunque la palla arriva dall'avversario con un secondo o due di ritardo, e questo fa una differenza enorme. C'era in effetti molto cuoio sotto la mano di Mancinelli, è arrivato comunque il fallo. In lunetta Cenk Akyol, 17 anni, e si è visto dal primo piano che gli ha fatto Giancarlo Fercioni, un ragazzino che adesso recupera il rimbalzo e serve il compagno di squadra, tripla a segno per Henry Domerkant, 11° punto per lui, ma 3 su 9 totale dal campo e non senz'altro la sua miglior partita. Lui e Solomon contenuti nettamente al di sotto del par, non so neanche se lo staff tecnico bolognese pensasse di poterne contenere fino a questo punto la veemenza offensiva. Adesso palla persa per la Clima Mio, la prima dopo molti minuti di assoluta attenzione. Sì, c'è stato un Vujanic che ha forzato un po' l'entrata, ha perso proprio la maniglia nella palla, in tuffo ha cercato di appoggiarla a Basile e non c'è riuscito. Comunque un'altra cosa che stanno facendo molto bene, sicuramente frutto di tanto lavoro anche questo, è come i giocatori che devono uscire dal blocco aspettano il compagno che viene a portargliela, così c'è il timing giusto e lo spazio giusto. Questa è un'altra piccola cosa ma molto importante. Altro time out, altra gita a Milano. Torniamo allora a Milano, stiamo arrivando anche al finale della gara tra Panathinaikos e CSKA, e qui il vantaggio del CSKA sembra ormai aver indirizzato questa partita, manca più solamente un minuto al termine più o meno, quindi si sta profilando una vittoria abbastanza netta, vedete 81-70 adesso il parziale in favore della squadra di Mosca. Non ci sono più nemmeno gli ultimi tentativi con convinzione per quanto riguarda il Panathinaikos. Questa è una vittoria in trasferta su un campo decisamente importante da parte della squadra di Mosca, che come sappiamo è molto molto ambiziosa in questa stagione. C'è ancora tempo per andare a realizzare per quanto riguarda Papa Lucas, ma noi torniamo a Bologna, in sostanza ha vinto il CSKA.
E il Cesca ha vinto in un palazzo dello sport, questa è la grande notizia, vedere il Panathinaikos che gioca in un palazzo dello sport e non in quella specie di palestra nella quale ha giocato nella precedente stagione, Davide. Ah, vuoi dirmi che non andiamo più su quel trespolo a commentare le partite con 860.000 gradi e un milione di persone che ti fumavano intorno? Credo che questa sia la notizia dell'anno, veramente, il tiro dal parcheggio del Paladozza di Gianluca Basile, 5 su 10 da 3 per lui, 5 su 11 totale perché ha preso un solo tiro al di qua della linea dei 6,25. Gianluca Basile, ultimi 16 secondi del terzo periodo. Domercant va anche a complicarsi la vita cercando di muoversi come un derviscio quando non ce n'era assolutamente la necessità. Dall'altra parte Basile, l'ultimo tiro di questo periodo sarà per la Fortitudo. Vujanic si butta dentro, come non detto, Domercant gli strappa il pallone, non c'è un ultimo tiro in chiusura di terzo periodo. Il parziale dice Bologna 75, Istanbul 49. Tra poco gli ultimi 10 minuti di gioco. Il tempo passa per tutti, anche per Will e Grace. Siamo cresciuti. Com'erano? E come sono? Here I go again. My, my, how can I resist you? Una è passata di acqua sotto i ponti. Ben 6 stagioni. It's rainy man. No matter what you say. E allora spogliate l'album Ricordo di Will and Grace. Da lunedì al venerdì alle 19:20 con le prime geniali stagioni in replica per voi. E se li volete nuovi di zecca, non perdete la spumeggiante 6ª stagione. Ogni martedì alle 21, 2 nuovissimi episodi. Niente? Eh no. Will and Grace forever. Be in the material, war material. Così è la vita, così è Fox Life. 75 a 49 per la Clima Mio nei confronti dell'Efes Pilsen di Istanbul. Prima della partita coach Mahmuti non ci sembrava particolarmente carico, ma non pensavamo ad una simile asfaltata della sua squadra. Prima di cominciare la cronaca della partita andiamo da Claudio Angiolini. Repesh ha fatto una richiesta, ha detto: questa è una richiesta che vi faccio, siamo sopra di 26 punti, noi dobbiamo finire la partita come minimo ancora sopra di 26 punti. Poi ha voluto le mani di tutti i giocatori e sono entrati in campo. E non vuole perdere quindi il parziale del quarto periodo, altro sistema per cercare di tenere alta la concentrazione dei suoi, la mette sul fatto numerico. Ricordiamo che la Fortitudo aveva perso il parziale del secondo periodo per 20-16, poi ha rimesso a posto le cifre nel terzo quarto di gioco. Torna in campo anche Gianmarco Pozzecco con Bagaric, Bellinelli, Mancinelli e Douglas per coach Repesha. La ricezione proprio per Bellinelli, palla per terra, tentativo di riapertura intercettato, ma poi Bellinelli recupera il possesso, ultimi 2 secondi, bisogna prendere il tiro, tiro che non può essere preso perché Jungebrand decreta un'infrazione di 3 secondi in area per Bologna. Sì, attacco molto macchinoso da parte della Fortitudo, con il passaggio più pericoloso da guardia a guardia in orizzontale intercettato, per fortuna Bellinelli poi è riuscito di nuovo a recuperare, se no sarebbe stato un contropiede per l'Efes. Coach Peterson, che è in studio insieme a Danilo Freri, ha sempre predicato passaggio orizzontale, disastro in questo caso. Sembrava poter essere un disastro, per Cacin non trova il fondo della retina, però trova il fallo per Dalibor Bagaric, per Bagaric si tratta del terzo fallo della sua partita. Bologna che continua comunque a commettere un numero superiore di falli rispetto all'avversario, cosa che ci parla dell'aggressività dei giocatori della Clima Mio. E invece poco aggressivo in questo momento Willy Solomon, che vuole mandare via Domercan, che fa sportellate peraltro con Bellinelli. La linea di fondo contro Bagaric per Perkacin, poi non si capisce bene quale volesse essere la scelta tecnica di Perkacin, fatto sta che c'è la palla persa. Sì, solita virata sul fondo di Perkacin, che riceve la palla a spalla canestro da quel lato e 9 volte su 10 o va verso, o affronta frontesa al canestro, va verso la sua mano sinistra, oppure se sta a spalla canestro si butta sul fondo con questa virata per poi rientrare con la sinistra.
però in questo caso non è riuscito molto bene nel suo intento. Douglas sbaglia e Domerkant fa partire la transizione per i suoi, poi va da Solomon, l'apertura ancora per Perkacin. Ecco qua il movimento di Perkacin, questa volta cerca il centro dell'area ma il risultato è esattamente lo stesso, salta e poi non sa bene cosa fare e perde palla. Bellinelli ha una prateria di guanti a sé e si iscrive al festival del triplone, 1-1 da 3 anche per lui, 6 punti per Marco Bellinelli, immediato l'ennesimo time out per Mahmuti che non riesce a vedere la fine di questa partita e noi torniamo a Milano. Torniamo a Milano per girare la linea ovviamente sugli altri campi, adesso due partite ancora in corso in contemporanea, oltre a quello ovviamente di Treviso, Tau Unicaja, il derby spagnolo, e Sibona Olympiacos. Andiamo soprattutto a vedere Sibona Olympiacos perché è la gara che ci sta regalando, qui vediamo i tiri liberi di Perry, adesso ci sta regalando forse il finale più interessante da vedere. È una gara praticamente punto a punto, leggero vantaggio Olympiacos fino a pochi secondi fa, adesso Sibona aveva messo davanti il naso, pareggiata sul 56 pari dal tiro libero di Perry, era un fallo antisportivo, comunque per l'Olympiacos c'è anche il possesso della palla, 56 pari a 6 minuti e 25 dal termine, tra Sibona e Olympiacos torniamo a Bologna. E a quanto pare le pettinature afro che stanno tornando di moda negli Stati Uniti cominciano a rivedersi anche al di qua dell'oceano. Complimenti al parrucchiere di Perry. Domerkant in possesso di palla, si va in post basso, si cerca di alternare palla dentro, palla fuori. Il movimento di Cuccio questa volta è elegante, arrivano 2 punti per l'ex albanese. Movimento molto ben fatto, si è appoggiato bene al suo avversario, ha usato bene il compasso delle gambe, ha avuto quell'attimo di esitazione per leggere la difesa, visto che la difesa non sarebbe riuscita ad arrivare a contestare il tiro a centrare, e ora ha continuato con lo stesso movimento. L'apertura di Bagaric per Pozzecco che vorrebbe Mancinelli. Pozzecco questa sera sta cercando delle cose illuminanti che se gli riuscissero, ripetiamo, farebbero venir giù il Paladozza, ma siccome non gli vengono l'unico risultato che ottengono è far imbizzarrire Repescia. Sì, che non si fa grossi problemi fra l'altro a dirlo a Pozzecco, no gli ulula direttamente nelle orecchie per tutta la partita. Altra stoppata per la difesa di Bagaric, altro fischio arbitrale a definire questa stoppata fallosa, però anche lì davvero si va sempre alla ricerca fino all'ultimo istante di contrastare l'avversario. Bagaric stava già andando verso la panchina perché si tratta del suo quarto fallo, riteneva che Repescia lo volesse richiamare, invece Repescia decide comunque di lasciarlo sul terreno di gioco. Ancora un tiro libero per Mustafa Abi che era entrato nei primi 5, salvo poi andarsi a sedere e non rivedere più il campo. Ancora Pozzecco che cerca di correre come un treno, però c'è una buona transizione difensiva per la difesa di Solomon, vuole e trova adesso Ruben Douglas questa sera unico bolognese con le mani un pochino fredde, 4-11 totale per lui. Bellinelli, palla per terra, butta per aria, Mancinelli non ce la fa a ricevere ma poi è Pozzecco che gli mette la palla in mano. Altra azione eccessivamente elaborata per Bologna, altra infrazione di 24, se proprio vogliamo trovare un difetto a questa squadra. Quando comincia a dire adesso amministriamo, usiamo il cronometro, rischiano poi di perderla. Sì, ma questa è abbastanza una costante per tante squadre, non è facilissimo riuscire a giocare per 30 minuti con grandissima intensità, aggressività, anche in attacco, che vuol dire prendersi il tiro quando c'è, la penetrazione quando c'è, senza stare tanto a guardare il cronometro. Quando poi devi resettare tutto e gestirla lunga, l'errore che si fa è non fare più le cose con la stessa aggressività di prima e quindi uscire con un secondo dopo dai blocchi, portare un blocco un metro più indietro perché diminuisce l'aggressività. Ancora l'attacco per Bologna dopo il recupero ed è Pozzecco che va ad appoggiare in lay-up. C'è un Domerkant dolorante, evidentemente sul contatto con Bellinelli ha subito un colpo da parte del giocatore bolognese, anche in questo caso ovviamente si tratta senz'altro di un colpo fortuito, intervento sul costato, ecco andiamo a rivedere, in effetti si porta le mani al costato prima ancora che Bellinelli riesca a recuperare il possesso, anzi è proprio questo il motivo per cui Bellinelli recupera il
possesso, va ad accomodarsi in panchina Domerkant, quindi torna in campo per lui Cenk Akyol, la palla per Arslan, ancora il post basso, ancora l'ombrello difensivo, la stoppata di Bagaric, Douglas dietro la schiena al capolinea, sbaglia a rimbalzo Bellinelli, un gladiatore da solo contro tre avversari, recupera il rimbalzo d'attacco e c'è il tiro e la tripla per Bellinelli. Mamma mia, che intensità, che intensità. Sì, bravi, non mollano mai. Peccato per l'errore di Douglas, aveva fatto veramente una bellissima cosa facendosi passare la palla dietro la schiena, però Mancinelli molto bravo a correre in contropiede, poi Bellinelli trovato libero, veramente poesia, cioè proprio un belli da vedere, col tempo giusto, l'aggressività. Poi è chiaro che in questa partita sono dei momenti in cui è un po' calata, qui rivediamo il bellissimo movimento con bravo Mancinelli, fra l'altro in mezzo a quattro da solo ha tenuto la palla viva, è riuscito a farla uscire, poi l'ottima lettura da parte di Pozzecco che ha visto Bellinelli libero dall'altra parte. Veramente qualcosa di bello vedere giocare questa squadra, è divertimento. Di solito lo possiamo dire, Davide, quando commentiamo partite in cui c'è un vantaggio di 30 punti, anche noi stessi ci troviamo un po' in difficoltà, è faticoso raccontare una partita che in sostanza non ha niente da dire. Questa partita è finita dal punto di vista del risultato dopo 3 minuti, però non ci si annoia ugualmente a guardarla, anzi è divertente. No, no, si fanno vedere delle bellissime cose come questa di Pozzecco, corta, però è una, ripeto, una squadra che è divertente, ci piace cercarsi, ci piace fare l'extra pass, fare anche qualcosa di spettacolo, ma già dall'inizio, non solo sul più 20, quindi è molto piacevole da vedere. Pozzecco dietro la schiena per Douglas che riceve l'arresto in tiro e la mette. Pozzecco adesso va alla ricerca di Ruben Douglas che dicevamo essere il giocatore con la mano meno calda per la formazione bolognese, 5 su 13 dal campo per lui, 15 punti comunque messi a referto, come 15 ne ha Basile, 18 quelli di Vujanic, i tre giocatori in doppia cifra. Altra cosa che dicevamo mentre arriva il quinto fallo di Bagaric, altra cosa che dicevamo in apertura di serata, è vero che Rencic è il miglior realizzatore della sua squadra, però nell'arco di neanche un punto di media ci sono 4 giocatori, questo significa che viene ripartito il gioco, viene ripartito l'attacco, vengono messe in crisi le difese avversarie. Beh, certamente, comunque qui c'è 4 giocatori in doppia cifra con Basile a 9.4, questo in campionato, ma anche la ripartizione dei minuti, quello che gioca di più gioca 28 minuti, che è sempre Renzi, che ci sono tanti giocatori sui 20-22, per cui è una squadra che è difficile da fermare per questo, ha tante soluzioni offensive, tanti giocatori freschi per queste rotazioni e questo fa sì che ci siano spesso giocatori con le gambe fresche per difendere forte, per comunque giocare con aggressività in campo. È una squadra che ha un mal di testa per qualsiasi allenatore debba lavorare contro di lei, anche perché non puoi battezzare un singolo giocatore perché chiunque può farti canestro in questa formazione. Ancora Arslan in palleggio, la sua apertura per Abi che restituisce al suo playmaker, poi nuovamente tarantolati in maglia bianca in vernice, niente da fare, non si può andare in zona pitturata e la palla ti viene turlupinata all'istante da un difensore di Bologna. Pozzecco, la finta di passaggio, questa volta va fino al capolinea, non vale il canestro, secondo l'arbitro Jungebrand c'è stato in precedenza il fallo da parte della difesa. Come vedete è abbastanza perplesso anche Gianmarco Pozzecco, continuano ad esserci abbracci e baci da parte dei suoi compagni di squadra. Pozzecco era riuscito a metterla dal campo, dice insomma ne faccio una giusta e me la togli. Sì, ma credo che sia dovuto al tapin di Mancinelli che ha schiacciato la palla dentro dopo il fischio, per cui questo, per questo è stato tolto il canestro a Pozzecco. Comunque anche adesso Douglas, abbiamo visto che scherzava con Pozzecco, lo stesso Douglas, un giocatore che all'inizio dell'anno forse era stato diciamo accolto con un po' di scetticismo, nessuno sapeva bene a cosa potesse, infatti chiede un bacio a Mancinelli di scusa. No, dicevo che è un giocatore accolto con un po' di scetticismo, come dire cosa se ne fa la fortitudo di questo giocatore. È un giocatore che nelle ultime partite sta crescendo tantissimo come impatto offensivo, anche difensivo, un giocatore sempre più coinvolto nei meccanismi della fortitudo e sta dimostrando che può essere non utile ma utilissimo. Ancora Pozzecco, questa volta arma lui stesso la mano di Bellinelli che va da Mancinelli, Douglas mette palla per terra, si palleggia su un malleolo e Arslan lo rapina, dall'altra parte Yilmaz va a mettere
due punti che portano a 56 il bottino complessivo dell'Efes Pilsen, 3 minuti 40 secondi per chiudere la partita, e Pozzecco mantiene vivo il suo palleggio. Gran palla, palla parlante per l'Orbeck che poi colpisce il palo. Arslan dall'altra si prende il contatto di Mancinelli, perché comunque due canestri facili di fila alla Fortitudo non li metti. No, ma poi soprattutto in questo periodo di forma atletica, di forma fisica, è una squadra che proprio si vede che si diverte anche in difesa, nel senso che quando ti senti bene hai voglia di fare qualche passo in più, ti senti bene sulle gambe, per cui sei più reattivo per fare qualsiasi cosa, e quindi anche l'aiuto viene meglio, anche la rotazione viene meglio, il salto per stoppare, per andare all'imbalzo viene più facilmente. La Fortitudo in questo momento è in questa condizione psicofisica ottimale. Standing ovation per l'uscita di Ruben Douglas, due chiacchiere fra il Poz e Yasmin Repescia e qualche minuto di campo anche per Filip Ramelli, messo nei 12 in questa serata, schierato in campo, così anche lui comincia ad assaggiare il parquet europeo. Ovviamente adesso il gioco sarà: mettiamo la palla in mano a Ramelli, facciamogli fare due punti, così porta le paste per tutti domani in spogliatoio. Questo è il primo aspetto, non dimenticandoci però del più 26, perché sennò poi domani vai te a allenarti con Repescia, magari ti punisce per la deconcentrazione. No, ci mandiamo Claudio Angiolini, esatto. In fondo Pozzecco ha invitato lei, quindi va lei ad allenarsi con Repescia, poi ce lo facciamo raccontare. Intanto ancora un libero per Mancinelli, questa volta va a segno, 2 su 3 dalla lunetta per i suoi 6 punti, 58% ai liberi, davvero deficitare la percentuale per la Fortitudo. Arslan ancora Actor Studio, sicuramente toccato da Mancinelli, ma è finito a terra come se fosse stato morso da una tarantola. Quarto fallo per Mancinelli, ancora lunetta per Arslan, comunque trattasi del quarto fallo subito dal playmaker turco, e già 6 tiri liberi tentati per lui, quantomeno ci ha provato il ragazzo. Beh sì, poi fra l'altro non dimentichiamoci che è un ragazzino di 21 anni, piuttosto giovane anche lui, però già con grande esperienza, ha dimostrato l'anno scorso di non aver paura di niente. Probabilmente lui all'inizio di quest'anno, visto che Tuncer è andato via, si aspettava probabilmente di diventare titolare lui e giocare tanti minuti, invece si è trovato davanti Solomon. Credo che anche lui, giustamente, in una partita come questa, per quanto persa dalla sua squadra, non molli mai, voglia giocare bene fino in fondo per dimostrare che merita più minuti. 60 punti per l'Efes dopo la gita in lunetta di Arslan, uscita e ricezione per Belinelli, il blocco di Ramelli per l'uscita di Mancinelli, ancora il pick and roll tra i due, Mancinelli poi prende il tiro da 3, non va, la lotta a rimbalzo premia Yilmaz, lanciato Arslan in contropiede, non c'è il canestro, 5 maglie bianche pronte a rimbalzo difensivo, tutti hanno sprintato in difesa, altra cosa che davvero parla di mentalità positiva. Altra palla persa per Pozzecco, poi il lancio per Yilmaz sarebbe irraggiungibile anche da un centometrista, palla persa, guardate l'espressione di Mahmouti che probabilmente aspetta soltanto che questa partita finisca per portare i suoi in albergo e far finta di non essere mai stato qui. Si balla sugli spalti del Paladozza, grande soddisfazione per il pubblico bolognese che non sente più il bisogno di vedere gli ultimi 2 minuti, danno la schiena al campo e danzano felici. Ancora palla persa per Bologna, Cuccio riceve 16 secondi, il tiro da 3 preso e messo in questo caso da Cuccio, che sta mettendo a posto i propri numeri in chiusura di partita, ma lo fa quando ormai non c'è più nessun motivo. Beh sì, comunque come sottolineavi giustamente tu prima, l'unico vero aspetto negativo di questa partita della Fortitudo sono le 20 palle perse, anche un po' la percentuale piuttosto bassa rimbalzo, ai tiri liberi, però le 20 palle perse sono la cosa più grave di questa partita. È vero che tante sono venute nel secondo tempo, specialmente in quest'ultimo quarto dove anche gli arbitri non fischiano proprio tutto, però è una cosa comunque, se vogliamo trovare una pecca, che insomma mi sembra anche giusto provare a cercarla,
è stata questa. Il classico ago nel pagliaio, peraltro tutti di tocco per l'Orbeck che ne mette due, sembrava quasi una quartina del biliardo, solo che c'erano le mani dei giocatori al posto delle sponde per chiudere questa azione che porta a 89 il bottino della Fortitudo più 24, quindi attenzione perché qui Repescia potrebbe anche arrabbiarsi. Abi si butta dentro, subisce ancora un contatto falloso, il fallo viene assegnato a Filippo Ramelli. Ovviamente poi appena ci si muove, se si è così giovani, se si è così totalmente sconosciuti, arriva il fischio arbitrale. Beh, ma chiaro, si deve pagare anche questo scotto. Comunque, adesso a parte gli scherzi, io non credo che Repescia avrà il coraggio di dire qualcosa ai suoi giocatori dopo questa partita, perché magari non hanno vinto l'ultimo quarto, ecco. No, anche perché se no davvero uno dice, non allora penso che possa star serio perlomeno. Beh, lo spero, perché mi sembra anche una persona abbastanza giocosa quando non è davanti alla sua panchina, perché altrimenti non è giocosa per niente. Si prepara a entrare anche Riccardo Cortese in questo ultimo minuto della partita di Bologna. Ramelli riceve, ma si guarda bene anche solo dal dare un occhio al ferro, proprio neanche ci pensa a prendere il tiro, sgambetto nei confronti di Gianmarco Pozzetto, esce Stefano Mancinelli, entra al suo posto Riccardo Cortese, un minuto di campo anche per il giocatore che abbiamo già visto in campo contro la Scavolini, un altro dei ragazzi che arricchiscono il roster bolognese. Pozzetto percorre la linea di fondo, il suo servizio è proprio per Ramelli, il tiro non va e c'è lo di disappunto di tutto il Paladozza che fa il tifo per il suo numero 4. Arslan dall'altra parte, ancora in palleggio, il passaggio per Nikolic, ancora aiuti difensivi come se piovesse. Poi arriva il canestro di Yilmaz, la sua reazione la dice lunga su come non si sia particolarmente divertito in questa serata. Ultimi 24 secondi della partita, 20 di vantaggio per la Clima Mio che ha veramente dettato legge in lungo e in largo per tutta la partita. Pozzetto tocca e perfeziona il recupero, poi perde la maniglia, la recupera nuovamente, va da Bellinelli per il tiro da tre, altra tripla per Bellinelli ed è dichiarazione d'amore nei confronti di Pozzetto. Il canestro allo scadere è per Goran Nikolic, con un solo occhio Mattias Smodis osserva i suoi portare a casa una vittoria che sa veramente di supremazia assoluta. 92-71 il punteggio finale, 18 di Vujanic, 15 a testa per Basile e Douglas, 12 di Bellinelli, ma tutti a referto, 49% da 3 per la squadra di Repescia che ha preso 35 tiri dai 6 e 25 contro i soli 30 da 2. Hanno veramente massacrato le retine del Paladozza che adesso stanno cercando di prendere un po' di respiro perché anche loro probabilmente non ne potranno più. Una difesa del